Inizio solamente dicendo e ringraziando la Compagnia delle Opere di Milano con cui abbiamo organizzato questo webinar e quindi ringrazio anche tutti i soci oggi qui presenti e ringrazio anche Startup Italia e Andrea Rori per l'aiuto nell'organizzazione. Lascio la parola a Federico Bianchi che introduce questo Ciao primo. Alex, grazie. Ciao Federico. Buongiorno. Ciao. Come Buongiorno. stai? Bene, molto bene. Federico è, a mio avviso, lo dico sempre, ma è una delle persone con cui più mi piace confrontarmi perché lo reputo una delle persone più aggiornate sulle tematiche dello smart working. Non a caso la sua nuova società si chiama esattamente Smart Working SRL, quindi lo trovo un punto di riferimento assoluto in Italia su questa tematica e quindi appena ho pensato a un webinar di questo tipo l'ho subito voluto coinvolgere. Ecco, adesso Ecco, potresti. grazie, grazie. Perfetto, e vai Federico. L'ultima cosa che dico è vogliamo rendere questo webinar il più interattivo possibile, quindi se volete fare delle domande a Federico o ai prossimi relatori, scrivetele nella chat qui a fianco. In questa fase le leggerò io ai relatori e invece nella fase finale di Q&A possiamo fare domande anche direttamente di persona. Grazie Ottimo, grazie, grazie a te Alex, grazie anche delle belle parole, sempre, quindi è sempre stato bello confrontarmi con te, sempre bello confrontarmi con te, insomma, con il tuo team su queste tematiche, insomma, ci siamo conosciuti in quei luoghi che si chiamano co-working, e oggi sono tra gli ambiti che in qualche modo vengono toccati da questa onda che non ci aspettavamo. Allora, molto carino il titolo che Alex, insomma, che Gutierrez ha scelto, questo quando funziona davvero. Allora, la nostra risposta è abbastanza secca e unilaterale, univoca. È quando diventa una palestra per allenare la digital organizzativa. Questo, secondo noi, è lo smart working che funziona davvero. Non è tanto il dire oggi siamo tutti a casa, siamo reclusi, ieri eravamo solo un giorno di lavoro dall'ufficio. Insomma, al di là del come viene vissuto, secondo noi lo smart working permette alle organizzazioni di crescere, quindi usiamo in questo senso la parola palestra. Il concetto di agilità organizzativa è la capacità di un'azienda di andare verso la creazione di valore, diciamo, a prescindere dal contesto e dal momento in cui si trova, per cui essere un'azienda adattiva che mette il valore come primo elemento, diciamo, elemento più importante rispetto alle proprie sfide interne. Ora, l'obiettivo di oggi è quello di mostrarvi, vi portiamo un caso reale che è veramente diciamo, fresco fresco di po pochi giorni fa, in un'azienda che poi vedremo è partita addirittura pochi giorni prima del lockdown, e lo facciamo perché vogliamo mostrarvi come in questa fase sia importante quella che noi chiamiamo retrospettiva, quella che in terminologia agile si chiama retrospettiva, ovvero un momento nel quale alla fine di un ciclo, e il ciclo è il lockdown, si va in qualche modo a rivedere nel merito e nel metodo come è stata fatta, come è avvenuta questa esperienza. E attraverso tre domande molto semplici fare in modo di cristallizzare questo, quello che chiamiamo tesoro, perché comunque sia l'esperienza del lockdown, per quanto fosse o non fosse smart working, non mi interessa entrare nella questione appunto terminologica, è stata sicuramente un'esperienza che ha messo in evidenza tutta una serie di limiti e opportunità di un nuovo modo di lavorare, e su quello noi invitiamo le organizzazioni a riflettere per costruire il proprio nuovo modo di lavorare. Quindi, appunto, l'obiettivo è vedere come impostare una retrospettiva, e faremo vedere i risultati, come posizionare questa retrospettiva all'interno dello Smart Working Canvas, che è il nostro strumento attraverso il quale aiutiamo le organizzazioni a posizionare in maniera strategica un progetto di innovazione organizzativa come lo smart working, e poi arriveremo un po' al fondo della questione e cominceremo a entrare nel merito del concetto di appunto
appunto di procedura e di processo, diciamo, non digitale, e qual è il costo di queste cosiddette procedure implicite. Allora, il contesto nel quale ci troviamo, appunto, un'azienda media italiana, anzi medio-piccola, che rivende prodotti industriali, per cui non ha produzione, ha principalmente un'area commerciale e magazzino, e poi è commerciale perché poi rivende tutta l'attività marketing. Ha una sede principale a Milano, che è stata appena riprogettata, e tra l'altro appunto il progetto è stato avviato proprio in concomitanza con la poco prima dell'avvio della pandemia. Allora, la retrospettiva che abbiamo fatto nel mese di maggio del 2020 si è basata su tre domande. La prima domanda è: cosa è andato bene? Allora, qui abbiamo prima fatto una raccolta del Cloud Words. Ecco, ha sicuramente funzionato bene la parola risparmio, il viaggio, comunque il lavoro da casa, il fatto di non andare in ufficio. Allora, è una sede che non è molto facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, per cui evidentemente il risparmio è molto legato al non utilizzo dell'automobile. Questo è un tema che è venuto fuori molto bene. Ma il vero vantaggio che si è creato è stato il tema della produttività. Noi abbiamo classificato le più di 120 risposte che abbiamo ricevuto, e la produttività e la conciliazione sono stati le cose che hanno funzionato meglio, e anche il fatto di in qualche modo risparmiare tempo di viaggio, ma anche stress da... ecco, poi cominciamo anche a vedere tra le prime cose che hanno funzionato bene, ha aiutato a riorganizzare la metodologia di lavoro, quindi cominciamo a vedere come questa situazione comunque mi ha messo alle corde e mi ha stimolato a lavorare in un certo modo. Molto bella anche questa frase: riesco a conciliare, che è un po' la sintesi, riesco a conciliare lavoro e famiglia, non ho alcun problema a lavorare in smart work in quanto la mia posizione prevede la gestione di tutto il lavoro tramite strumenti. Da circa 3 settimane la moda di lavoro svolta da casa è la medesima di quella svolta in ufficio, quindi dal mio punto di vista ho lavorato meglio da casa che in ufficio, non subendo alcun tipo di disagio, anzi gestendo meglio il mio tempo e migliorando la produttività. Quindi era una sorta di manifesto del remote working. Ora andiamo a fare a vedere cos'è il risultato della seconda domanda: cosa non ha funzionato. Cosa non ha funzionato, quindi partiamo dalle Cloud Words, per cui la raccolta e la frequenza di tutte le parole, di tutte le frasi inserite. Ecco, sicuramente si comincia a vedere, le parole più grandi è mancanza di colleghi, insomma, e infatti qua cominciamo a vedere il tema della relazione, la relazione come elemento che è carente, che è stato carente in questa fase di lockdown, e insieme anche il tema dei tools, per cui gli elementi che sono mancati principalmente, che non hanno funzionato, sono alcuni strumenti tecnologici molto spesso legati alla carta, e non solo, poi vedremo, e poi il tema della collaborazione, il contatto con i colleghi, per me è molto importante, anche se in questo periodo, abbiamo avuto più incontri da Skype per fare il punto delle situazioni, cosa che andrebbe fatta anche in sede. Quindi c'è anche una presa coscienza che la bellezza della relazione in ufficio spesso però si porta dietro anche un'inefficienza, nel senso che c'è un po' un continuo disturbo, infatti mediamente il lavoro da casa si porta dietro un grande aumento di concentrazione e di produttività. E poi il tema della carta, sicuramente come cose che non hanno funzionato. Cosa ho imparato? Le persone hanno, che è possibile lavorare da casa sostanzialmente, ci si rende conto di questa grande cosa, e quindi hanno imparato a essere più produttivi, a gestire nuovi spazi, comunque a trovare nuove forme di collaborazione. E poi anche qualche piccola verità che mi è piaciuto riportare: non è importante dove ci si trova, ma quello che si è. Chi non produce in ufficio non lo fa nemmeno a casa. Questo timore che spesso accompagna l'imprenditore, chissà cosa succede a casa, è quello che succede in ufficio. E chi si impegna in ufficio lo fa anche a casa. Ecco, è possibile lavorare a casa in maniera responsabile. Comunicare che non è sempre facile, questo è sicuramente un altro tema. Ora, per andare un po' verso il... un po' verso la sintesi di questo lavoro, abbiamo anche ripreso il lavoro che avevamo fatto con il Canvas nel mese di gennaio, per fare un po' matching tra quelle che erano. Allora, il Canvas è uno strumento che noi abbiamo realizzato e che aiuta le organizzazioni ad affrontare un progetto di cambiamento come lo smart working. Io mi auguro che tra i miei figli non parleranno più di smart working, perché sarà il loro modo di lavorare. Oggi però noi abbiamo una responsabilità come genitori, come imprenditori e come manager, come attori
diciamo, di questi anni di aiutare le nostre organizzazioni a crescere. E lo Smart Working Canvas è uno strumento che aiuta a mettere insieme sia la visione strategica, che è fondamentale per avere la direzione, diciamo, l'indirizzo e in un certo senso anche l'aspirazione che deve generare all'interno dell'organizzazione, e poi delle fasi più tattiche, e quindi i famosi progetti, le attività, eccetera. Lo trovate sul nostro sito web, è una risorsa fruibile, e vi invitiamo ad utilizzarlo internamente per affrontare appunto progetti così complessi, così articolati. Volevo riprendere velocemente il canvas di questa organizzazione pre-COVID, quindi partendo dalla vision, quindi la vision di un lavoro più leggero, meno burocratico, anche più attraente. Nel senso più attraente rispetto ai talenti e più attraente anche per le singole persone. C'era tutta una serie di driver, tra cui eliminare la carta, avere minori costi, migliore gestione del tempo personale, c'erano dei pillar strategici importanti e poi una serie di elementi che appunto per valutare la bontà del progetto. Ecco, ho voluto fare un focus sulle sfide, le opportunità che sono fondamentali per creare un progetto di cambiamento efficace. E di conseguenza le sfide che si porta dietro un progetto di questo genere. E come vediamo, ci sono questa situazione di pandemia ha portato a evidenziare alcuni aspetti, tra cui appunto le procedure implicite. E proprio su questo aspetto ho voluto, per non parlare appunto del DES, del CSVPN, che sono stati risolti con questa, diciamo, sperimentazione forzata, come anche il tema della documentazione cartacea. Ecco, volevo chiudere questa presentazione facendovi vedere questa slide, che è un po' la sintesi e che vuole portare l'attenzione su quanto le procedure implicitamente generino un costo all'interno dell'organizzazione. In qualche modo l'azienda a gennaio già lo aveva visto, era la prima sfida che era stata evidenziata, le procedure implicite, cioè quelle cose che si fanno ma che sono nella testa delle persone. Quanto costa questa cosa? Costa perché in un momento nel quale si lavora a distanza, queste sono le percezioni dei lavoratori. Tutte queste sei frasi che abbiamo riportato sono quello che le persone hanno vissuto durante il lockdown. L'interazione con i colleghi è stata troppo laboriosa, anche in seguito all'assenza di questo periodo. Laboriosa perché? Perché è nata in una relazione in presenza, per cui se io sono abituato a parlare con una persona dei visu, poi questa persona non ce l'ho più davanti agli occhi, chiaramente se io sono abituato su quel canale comunicativo farò molta fatica. La necessità di contatto con i colleghi è sempre subordinata ad una mail, una telefonata oppure un messaggio. Questo fa sì che in attesa di un feedback si possono perdere diversi minuti. Quindi vuol dire che anche qua c'era una relazione in presenza. Mancanza di continuità per il numero di giorni e interruzione in post. Questa è una cosa che abbiamo imparato sul campo. Diciamo, questa azienda ha fatto anche un po' di cassa integrazione, ha integrato un po' come moltissime aziende in Italia, e quindi alcuni processi sono andati molto sfilacciandosi perché una persona iniziava un processo, magari una gestione ordine, e poi lo veniva ripreso 3 giorni dopo dalla stessa persona, perché in mezzo non c'era nessuno che aveva gli strumenti per poter riprendere in mano quel caso e portarlo avanti in autonomia. Perché tipicamente le persone o gestiscono il processo in autonomia oppure hanno una relazione per cui a voce, a parole ci si può passare. Ma se si è a distanza questa cosa non funziona, e quindi cosa succede? Il cliente aveva un disservizio, per quanto fosse un periodo un po' particolare. Cosa non ha funzionato? L'immediata reintegrazione dei colleghi. La difficoltà di contattare i colleghi, ma è determinata dall'eccezione, visto che si lavorava a ranghi molto ridotti e giorni alterni. Questo era il tema della. E l'ultimo c'è troppe mail. Ecco, qua quindi, cosa succede? A quel punto lì scattano le mail. Succede già quando si è in sede, ma per comodità in questo periodo, per semplici questioni, anziché chiamare, discutere si genera un ping pong di mail assurdo. Quindi anche perché non sappiamo se questo è strettamente legato a una procedura o magari più un tema interno, però ecco il fatto che la comunicazione in qualche modo noi siamo stati abituati a lavorare in presenza, a costruire una comunicazione principalmente di viso. Oggi la sfida è riuscire a portare questa comunicazione in modo tale che sia efficace, se non meglio, in maniera digitale, in modo tale che poi la relazione diventa veramente relazione, e non è un chiederti una cosa, ma è veramente chiederti di collaborare per raggiungere un obiettivo comune. Questo diciamo, è uno dei temi. Quindi, in questo senso, io volevo, diciamo, diciamo, da questo piccolo e breve excursus, volevo farvi vedere come sia importante, diciamo, quali sono gli effetti
perché qua stiamo vedendo gli effetti di un approccio all'organizzazione del lavoro che non prevede una strutturazione digitale dei processi, quindi dei processi che possono essere guidati a prescindere dalla presenza e dalla concomitanza, quindi dalla sincronia della presenza delle persone. E questo è un po' il leitmotiv, uno degli elementi collanti che ha guidato la relazione tra me, Alex, nella costruzione di questo webinar, perché è proprio, questo è veramente uno dei punti che tra l'altro hanno una percezione molto bassa e come diceva appunto la collega dell'azienda di cui stiamo parlando, ecco, delle procedure implicite, quelle procedure che sono nascoste, sono nascoste nella mente di ciascuno dei lavoratori della nostra organizzazione e che rimangono lì dentro. Allora l'invito e l'impegno che le organizzazioni devono fare per crescere e per essere più digitali, più agili e rispondere più agilmente ai cambiamenti è quello di fare in modo di trovare soluzioni che trasferiscano questo know-how, questa competenza, questa conoscenza dalla mente di ciascuno dei lavoratori in un sistema che invece sia depositario e poi disponga e coinvolga le varie persone rispetto ai propri talenti, alle proprie capacità, ai propri ruoli, affinché poi il processo segua il corso e raggiunga gli obiettivi che deve raggiungere. Quindi, insomma, con questo volevo un po' concludere questo nostro racconto e a questo punto lascio la parola di nuovo ad Alex. Grazie mille Federico, veramente una presentazione concreta come quella che avevi promesso. Tra l'altro quando dici queste procedure implicite mi fai venire in mente un aneddoto che è capitato a una società che conosco e che pensava di essere al 100% digitale, poi quando è scoppiata questa emergenza Covid, al secondo giorno la domanda è stata: come faccio a stampare i fogli, perché per una mia procedura devo assolutamente stampare un foglio e non ho la stampante a casa. Quindi in quel caso ci si è accorti che non era veramente digitale, ma alcune cose andavano ancora stampate, quindi si sono rivisti quei processi in questa logica. In questo è il valore delle esperienze che si è vissuto. Noi lo dicevamo pre-Covid di sperimentare lo smart working, perché poi è soltanto sperimentando che uno si rende conto se la cosa che ha fatto funziona oppure no. Un po' come quando si fanno i backup, tutti hanno i backup, però finché poi non serve non si testa veramente se il backup funziona. È un po' lo stesso discorso. Ecco, il Covid, nella sua violenza, nel suo impatto, a tutti i livelli, ci ha messo la corda. Ci ha messo la corda e però ha fatto emergere tutto. Ecco, e in questo senso il ruolo della retrospettiva, il ruolo di questo momento delle organizzazioni è comunque condensare quello che è successo e le lezioni che sono state apprese dai singoli e dall'organizzazione in modo tale da costruirci sopra. Esatto. Perché se non costruisco su quello che ho vissuto, allora è stato veramente assolutamente inutile, rimane soltanto una brutta cosa che avremmo voluto tutti avremmo fatti volentieri a meno. Ecco, almeno tradurrei in positivo l'esperienza vissuta. Ecco, e per questo Federico volevo concludere questo il tuo intervento per ripassare la parola a Barbara Valentini. Innanzitutto sai benissimo che io sono molto attento alle nuove tendenze, ai nuovi trend, quindi seguendo un webinar americano negli Stati Uniti, ho visto che i relatori mettono nella chat il loro profilo LinkedIn. Se hai voglia di farlo, secondo me è molto interessante per uno scambio diretto. Quindi se vuoi poi mettere in chat il tuo proprio link di LinkedIn, ho visto che è una cosa che oltreoceano stanno facendo molto per il networking. Dopodiché è molto interessante la scheda, il Canvas, Smart Working Canvas. Sarebbe molto interessante capire anche se le aziende connesse oggi possono compilarlo. Per caso possono mandarti una mail. Noi manderemo questa presentazione a fine evento a tutti i partecipanti. Quindi come fanno a compilarlo? È una domanda che volevo farti. Ti mando una mail?
Allora, guarda, è una risorsa che noi abbiamo, diciamo, realizzato, come dice anche qua la data, a giugno dell'anno scorso. Abbiamo reso pubblico in quella data ed è scaricabile dal nostro sito e può essere compilato autonomamente da ogni organizzazione. L'invito che facciamo è che l'organizzazione lo compili coinvolgendo i principali decisori dell'azienda. Quindi, tipicamente il progetto di smart working parte dalle risorse umane, ma bisogna assolutamente coinvolgere chi si occupa di tecnologia, chi si occupa di business e secondo noi anche chi ha la più grande responsabilità nell'azienda, perché l'obiettivo dello smart working è capire come un nuovo modo di lavorare aiuta l'organizzazione a vincere le proprie sfide di business. Questo è di essere più competitiva. Questo è il ruolo dello smart working, non è il lavoro da casa, è il non lavoro da casa, è il computer, la VPN, è diciamo, vincere meglio, fare leva sulle proprie persone per vincere meglio le sfide dell'organizzazione. E questo è uno strumento nella sua semplicità che aiuta soprattutto a creare il giusto contesto e ad allargare il progetto, perché chiaramente non può essere un progetto che sta nelle mani di una sola persona, ma deve essere un progetto nel quale tutti ci mettono la faccia, ci mettono anche il cuore, perché non è un progetto, come dire, che si può affrontare diciamo, in maniera secondaria. È un progetto, secondo noi, che diventa fondamentale perché si sta parlando del futuro dell'organizzazione, ed è un percorso che viene avviato. Quindi, adesso nella presentazione, poi lo metto nella chat, metto il mio profilo LinkedIn e il link al Canvas, in Perfetto. modo che tutti lo possano. Poi noi siamo a disposizione per eventuali confronti. Ti chiedo se in queste settimane che seguiranno riesci a raccogliere qualcuno dei partecipanti di oggi, se poi ci condividi i Ah, volentieri. risultati, ci piacerebbe pubblicarli poi sul nostro blog WT Next. Sarebbe molto interessante capire Facciamo se. una call to action, insomma, che Una chi cosa vuole pubblicare sarebbe molto bello. allora, ufficialmente io e Alex chiediamo a tutti i 68-2, 66, no, c'è anche Barbara. Insomma, a tutti i partecipanti di questo webinar che vogliono compilare il Canvas, lo possono fare. Adesso vi mettiamo i link e poi se lo mandano a me, vi do i riferimenti o ad Alex, poi sarebbe appunto nostro piacere e anche interesse il fatto che ce li mandiate, li condividiamo e li facciamo I diventare risultati. appunto un Così blog, un diamo post. proprio concretezza massima a questo evento, capiamo un Esatto. po' di più su come è Sì, andato. volentieri, volentieri. Io do la parola a Ovviamente in maniera anonima. Barbara Valentini, la faccio diventare in questo momento la prossima relatrice. Ciao Barbara, intanto ti ringrazio Ciao Barbara. tantissimo di essere qui con noi oggi. E intanto che Barbara attiva il suo schermo e il suo microfono. Ok. Ciao Barbara. Ciao a tutti, scusate, il mio è tecnologia. Si vede condiviso? Assolutamente sì, e grazie ancora di essere qui presente. Barbara, sei l'ultima persona che ho visto prima del lockdown. Ci siamo incontrati in un workshop sulla felicità in ufficio, mi ricordo, a febbraio, e mi ha sempre un po' divertito questa cosa. L'ultima cosa che abbiamo fatto è stato un workshop sulla felicità in ufficio, poi c'è stato il lockdown, quindi mi ha fatto veramente piacere poi comunque iniziare con te una collaborazione in questi mesi, e ti ringrazio molto per essere qui con noi oggi, e secondo me la tua presentazione dopo quella di Federico è perfetta, quindi grazie mille e lascio il tuo intervento. Grazie a voi per avermi coinvolto e invitato ed effettivamente un po' sembra quasi un gioco la mia presentazione dopo quella di Federico perché sembra veramente costruita ad hoc, cosa che non è. Però quando Federico ci racconta della palestra per l'agilità organizzativa, ci parla di procedure implicite, di processi impliciti, ci parla di paperless, quindi togliere la carta, io dico anche togliere le chiavette USB, che sono l'altro sintomo che c'è qualcosa da migliorare. Bene, ci ritroviamo su molti di questi temi. Io mi aggancio al ragionamento di Federico proprio dicendo quando funziona lo smart working, anche da un punto di vista di come l'organizzazione abilita il lavoro da remoto in tutte le sue forme, smart working, remote working, working from home, quindi in tutte le diverse accezioni, c'è un elemento abilitante
che è il modo con cui l'organizzazione ripensa i propri processi. Non voglio fare tanta teoria, anch'io cercherò di avere un taglio pratico, vi ho portato un esempio su cui ragionare. Però giusto per essere sicuri che parliamo delle stesse cose, mettiamoci a caso che per processi nel dono della sintesi intendiamo il modo con cui si lavora in azienda, cioè ogni azienda ha i propri processi, che sono il modo con cui l'azienda complessivamente genera valore per il mercato, ma molto, molto, molto spesso sono impliciti. Salvo che non ci si trovi in un'azienda molto strutturata, molto evoluta da un punto di vista organizzativo, i processi spesso sono figli della storia, sono figli di prassi consolidate, quindi si fa così. Difficilmente, raramente, meno spesso sono figli di un disegno specifico. Quando non sono figli di un disegno, sono impliciti. Per cui le persone sanno cosa fare, sanno come si fa, ma non è scritto da nessuna parte. Altresì, a volte i processi sono inglobati nei gestionali, sono inglobati in SAP, per dirla banale, per cui le persone sanno come usare SAP, ma non hanno chiarezza del processo a monte. Quando noi ragioniamo sui processi, ragioniamo un po' anche di questo implicito per esplicitarlo e per renderlo più adatto a un mondo più agile. E quando ci mettiamo nell'ordine di idee di ripensare i processi in ottica di renderli compatibili con una modalità di lavoro da remoto, e ribadisco, ci sta dentro tutto, dobbiamo comunque considerare di togliere la carta, di avere dei workflow approvativi, di togliere le firme fisiche. Io ho sempre in mente questi faldoni che porta l'assistente di direzione al vice president per fare le firme. Okay, questa cosa non esiste, dobbiamo trovare delle modalità diverse. Ma anche semplificare e quindi trovare dei meccanismi per consentire alle persone che lavorano da remoto di avere maggiore autonomia all'interno di criteri vincolanti, linee guida molto chiare, però dato i criteri io devo potermi muovere, non devo essere soggetto a come si sveglia il capo quel giorno. E anche controllabili e misurabili, perché dall'altra parte, se è vero che le persone, come ci diceva l'indagine di Federico, sono responsabili da casa o comunque sono a casa come sono in ufficio, responsabili o meno, devo dare modo anche al management di poter agire un ruolo di monitoraggio da remoto e quindi anche un tema di controllabilità, misurabilità, vedere dove ci sono i colli bottiglia, dove le cose non stanno funzionando. Questi sono un po' i criteri con cui ripensare i processi organizzativi per renderli compatibili con una modalità di lavoro remoto. Per affrontare questo tipo di attività non serve la luna, in realtà sono tre semplici step, in realtà sono due più uno per dirla tutta. Il primo è rendere esplicito ciò che è implicito, quindi mappiamo l'esistente. Vedrete che io sono un amante dei post-it, come molte delle persone che vivono nel mondo digitale, noi finanziamo la 3M, ma sostanzialmente non serve avere dei metodi complicati, basta mettere in fila le attività e leggerle con una visione d'insieme. Però esplicitiamo la sequenza di attività, esplicitiamo i criteri e le logiche con cui vengono prese le decisioni, che è questo soprattutto la parte implicita molto spesso. Poi il secondo passaggio è intercettiamo nella situazione che esiste oggi quali sono gli ostacoli al lavoro remoto, per cui dove c'è carta, dove ci sono firme, dove ci sono movimentazioni fisiche. Io dico anche dove ci sono mail, perché l'abbiamo visto anche negli spunti di Federico, troppe mail sono sintomo che qualcosa non è proprio agile, o dove ci sono i file in locale, quindi io mi devo spostare con una chiavetta e file se mi sposto dal computer dell'ufficio al computer di casa, o qualcuno deve accedere ai miei file e non può farlo. Quindi ripensare in modalità paperless e con workflow approvativi questi elementi. E il terzo step, già che ci siamo, in realtà miglioriamo questi processi, abbiamo fatto la fatica di esplicitarli, abbiamo visto che cosa li rende, quali sono gli ostacoli per essere compatibili con il remote working. A questo punto facciamo 31, quindi guardiamo come è possibile rendere più agili i processi in sé, indipendentemente dal remote working, perché questo rende più agile l'organizzazione. Per cui, quando è possibile dare un'informazione prima piuttosto che dopo, così evito il giro di boa, piuttosto che usare standard template, cioè è sempre lo stesso documento, standardizziamo, eliminiamo i colli bottiglia, dov'è che il processo si pianta sempre perché deve passare attraverso un unico soggetto che se si prende raffreddore si ferma tutto, e quali sono le regole per prevenire il rischio di rallentamento o blocco del processo, cioè se quel signore che dovrebbe provare non può o non fa niente per 3 giorni, qual è la regola, qual è il what if? Queste sono un po' le modalità.
E ve le racconto in un caso reale. Noi abbiamo un semplice processo che è un'istruttoria, quindi c'è un signore, Claudio, che raccoglie documenti da diversi referenti responsabili perché deve preparare, prendere tutti questi documenti diversi, preparare una relazione da portare al proprio capo. Una relazione che dice questi sono tutti i documenti prodotti. Il capo ufficio verifica che ci siano tutti i documenti, dice ok, tutto a posto, c'è tutto, oppure no, guarda che manca questo o quello. A quel punto sempre il nostro Claudio fa una raccomandazione, quindi fa la vera e propria raccomandazione su questa istruttoria, la manda al capo ufficio, il quale capo ufficio dice sì, sono d'accordo, no, sono d'accordo, aggiustiamo il tiro, e poi il capo ufficio andrà a presentarla alla direzione. Questa procedura semplicissima in realtà ha tantissimi ostacoli in termini di lavoro da remoto. Peccato, perché sto povero Claudio manda mail, raccoglie file che arrivano via mail, se non addirittura cartacei, perché prima glieli consegnavano cartacei, quindi magari glieli spediscono, glieli scansionano ma non si legge bene, e poi Claudio deve stare dietro che arrivi tutto e sollecita e sollecita. Dopodiché Claudio a sua volta ha ricevuto in varie forme questi file, li scansiona per preparare la relazione poi, e dopodiché stampa tutto questo, lo consegna al capo ufficio, quindi abbiamo nell'abitudine del lavoro in ufficio molta carta, che ovviamente in un lavoro da remoto diventa complicato. Immaginate Claudio che a casa sua si stampa tutto per poi spedire il plico al capo ufficio. Il capo ufficio vecchio stile, correggiapenna. Correggiapenna rimanda il plico a Claudio, il quale rilavora e rifà un'altra relazione, la stampa, la manda al capo ufficio, che correggiapenna e via andare. Questa procedura, che sembra veramente antiquata, in realtà se noi ci guardiamo è molto diffusa nelle aziende. Capita tanto spesso, magari non sui livelli più smart, più snelli, però sui piani alti, su persone abituate a lavorare con la carta, abituate a lavorare in un certo modo. E quindi vediamo tanti ostacoli che possono essere fluidamente risolti, come con un workflow automatico, per esempio, per cui non è Claudio che si ricorda il 15 del mese di mandare la mail, ma è il sistema, un sistema automatico che lo fa. La documentazione viene caricata al sistema, non vengono mandate mail a Claudio, il sistema che fa un check e dice raccolti i file. Se non arriva i file, il sistema manda un remind, e tutto questo consente a Claudio di lavorare su attività a valore aggiunto e non su attività che può fare un sistema. Claudio cosa fa? Chiaramente poi guarda i documenti, redige la relazione su un template che è più o meno sempre lo stesso, cioè che bene o male, tanto questa cosa succede tutti i mesi, e manda, carica al sistema questa relazione, il sistema notifica il capo ufficio che la relazione è pronta. A questo punto il capo ufficio, che avrà dovuto fare un cambio di mindset, apporta le sue note, modifiche, feedback direttamente al sistema sulla relazione che Claudio ha caricato, di modo che Claudio può vedere direttamente le note, le correzioni, i feedback del suo capo al sistema. Non c'è più carta e non c'è più tutto questo gran scambio di mail. Il sistema ci aiuta anche a vedere quante volte viene fatto questo vai e vieni di correzioni, per cui ci aiuta anche a capire, aiuta anche Claudio a capire, strada facendo, quanto è capace di rispondere alle esigenze del suo capo per tempo. E andiamo avanti così. Quindi Claudio poi fa il secondo documento, lo carica al sistema, il suo capo ufficio lo vede, lo corregge, e arriviamo fino al documento finale per la direzione. Cambiare questo workflow da carta e mail, e scrivo le correzioni su un pezzo di carta e poi mando il plico, alla peggio lo scansiono, a un workflow che consente sostanzialmente di dare in mano a un sistema tutta la parte di gestione del tempo, gestione delle scadenze, controlli formali, e dare in mano alla persona, Claudio, tutta la parte qualitativa, consente di lavorare da remoto, lavorare meglio, avere meno mail e avere un sistema più affidabile. Perché fosse anche che Claudio il 15 del mese si è preso un giorno di ferie, tutto si ferma. Ma già che siamo qui, come dicevamo, abbiamo fatto uno, abbiamo capito il processo, l'abbiamo reso più compatibile con una modalità remota, andiamo anche a migliorarlo. Nel senso che in questo processo noi vediamo che di fatto ci sono due giri: Claudio prima tutti i documenti al capo e poi la sua raccomandazione. A questo punto Claudio può prendersi uno sforzo in più, chiedo scusa, non è Covid, per anticipare
relazione e raccomandazione e rendere in questo modo il processo più snello. Quindi esplicitare, rendere compatibile con remote working e anche migliorare il processo in termini complessivi. Ho corso un po' per recuperare un minimo di tempo, ma spero di poter lasciare qualche spunto, qualche contributo, eventualmente anche domande. Chi sono io? Barbara Valentini, lavoro in RP Consulting, società che si occupa, tra le altre cose, di consulenza organizzativa, innovazione organizzativa e modelli organizzativi. Quindi di tutti questi temi che parla di processi e modelli organizzativi, siamo molto coinvolti proprio per aiutare a fare quella palestra di agilità organizzativa che riguarda sia i mindset delle persone, quindi il modo di pensare, e le modalità di lavoro. Lascerei di nuovo la parola ad Alex. Grazie mille Barbara, anche il tuo intervento appunto come hai anticipato tu è perfetto, dopo quello di Federico, e condivido tutto quello che hai detto. Ovviamente per chi magari non è abituato a pensare in questo modo, questa rivisitazione, questa revisione può sembrare un po' complicata inizialmente, però sono sicuro che è l'unico modo per veramente evolvere il modo in cui lavoriamo. Perché appunto l'esempio che facevo prima della persona che pensava di aver sistemato tutto, poi a caso si rende conto che ha bisogno di una stampante per stampare dei fogli, di uno scanner per scannerizzare, significa che fa perdere la sua organizzazione del tempo, della fluidità, in quel caso aspettando una stampante a casa, uno scanner nuovo a casa, ma anche proprio come mentalità, evidentemente c'erano dei punti da sistemare. Una volta rivisti come ci hai spiegato, ci hai raccontato oggi, le organizzazioni vanno più veloci, sono più efficienti e lavorano veramente in modo smart. Quindi non so le modalità di contatto, però oltre alla mail di questa slide, chiederei anche a te, se hai voglia, come ha fatto Federico poco fa, di scrivere in chat il tuo indirizzo LinkedIn. È già arrivata una domanda, te la faccio prima di passare la parola a Manuel Benedetti. Quindi Antonio ci chiede, un processo da digitalizzare sarebbe quello del monitoraggio delle performance. Potrebbe invogliare molti datori di lavoro ad invogliare lo smart working. Quindi non so Barbara se vuoi rispondere quindi a questa domanda, quindi lascio a te. Assolutamente sì, perché poi molti datori di lavoro hanno un po' quello che sottolineava anche prima Federico, un po' questo timore implicito di ma se lascio le persone a casa, la produttività, che responsabilità si prendono, cioè il rischio è non li vedo, non li controllo, calano le performance, cosa che i dati ci dicono essere assolutamente non vero, ma effettivamente portare questi dati che sono trasversali o che comunque sono, diciamo, presi a campione dentro l'azienda, quindi consentire ad un datore di lavoro di avere il proprio sistema di monitoraggio e performance e quindi vedere che va tutto bene. O quindi vedere che magari in alcune aree una modalità di lavoro remota non sta performando bene, può essere un tema di processi, può essere un tema di strumenti, può essere un tema di persone o di capo, perché adesso in tutto questo vi dico anche che la leadership fa molta la differenza nel risultato di medio termine, però può intervenire in maniera mirata, anziché dire il remote working non funziona oppure funziona come un atto fideistico. Introdurre un sistema di monitoraggio delle prestazioni mirato, snello ma comunque efficace, aiuta il datore di lavoro a superare quell'ansia da non controllo, da non ti vedo, che un po' c'è e che prima del Covid era una delle principali resistenze all'adozione importante di modalità di lavoro remoto. Non era tecnologica, l'abbiamo vista, era assolutamente culturale nei capi, quindi nei datori di lavoro e nel management. Per cui sono assolutamente d'accordo con lo spunto emerso nella chat. Grazie, grazie mille Barbara. E chiedo anche a te, diciamo, continuo quello anticipato con Federico, quando arriveranno i canvas compilati, se ci darai anche tu una mano nell'estrazione dei risultati, così da poterli poi pubblicare in un articolo sul blog GTNext o comunque diffonderlo insieme. Quindi aspettiamo per i primi risultati, poi. Se hai voglia, mi piacerebbe molto riuscire con te a
ad andare avanti su questo tema. Con molto Grazie, grazie. Lascio la parola a Manuel Benedetti, direttore commerciale di VTNext e partner manager di VTNext. Penso che questa presentazione di Manuel sia la continuazione naturale di quello iniziato con Federico e continuato con Barbara, perché andiamo ancora più sul concreto, proprio su uno strumento che può facilitare tutto quello che abbiamo raccontato fino a questo punto, appunto, VTNext. Grazie mille, Manuel, lascio a te la parola. Allora, buongiorno a tutti, sono Manuel Benedetti. Allora, la mia presentazione sarà volta un po' di più per andare un pochino più nel concreto riguardo quello che può essere la soluzione che mi dà la possibilità di far funzionare quello che è lo smart working. Quindi mi allaccio appunto, come dicevi tu Alex, agli interventi di Barbara e Federico per il semplice fatto che comunque VTNext dà la possibilità di poter automatizzare concretamente quelli che sono i flussi aziendali che in questo momento risultano essere o scoperti o comunque non mappati correttamente, automatizzati correttamente e come mi collego all'esempio di Barbara, appunto magari gestiti tramite fogli di carta, file Excel piuttosto che invio di mail e quindi un'inflazione di quello che è l'utilizzo della mail. Una soluzione come VTNext, sviluppata direttamente in Italia più di 12 anni fa, dà questa possibilità. Quindi innanzitutto è importante sapere che un applicativo come VTNext dà l'opportunità di poter andare a storicizzare facilmente tutte le informazioni riguardanti quello che è la fidelizzazione del cliente, quindi il rapporto col cliente finale. Questo dà la possibilità ai vari utenti di poter facilmente condividere le informazioni e reperire le informazioni utili per lavorare. Ecco perché automaticamente, avendo un'unica soluzione che nasce anche per essere lo strumento collante tra tutte le soluzioni in azienda, facilmente riesco ad andare a monitorare, come per esempio in questa dashboard che vi sto mostrando in questo momento, quelle che sono le attività relazionate a me, piuttosto che i record che devo andare a tenere sotto controllo, magari anche dei miei collaboratori, con la visibilità relativa al mio profilo e via dicendo, sicuramente. Però mi dà appunto l'opportunità con facilità di poter andare a gestire questi tipi di necessità. VTNext è una soluzione molto versatile, flessibile, quindi è un CRM con a bordo la parte BPM, quindi la possibilità appunto di poter andare a digitalizzare quelli che sono i flussi in azienda. Quindi il problema è cosa voglio andare a gestire, cioè devo andare a capire quali sono le priorità che in questo momento stanno rappresentando dei colli di bottiglia o delle problematiche all'interno della mia organizzazione. Possono essere dei processi commerciali, processi marketing, processi relativi alla gestione del progetto, del post vendita, processi relativi alla gestione dei resi, non conformità, campionature e via dicendo. E automaticamente poi posso andare a costruire moduli, campi, custom direttamente dall'interfaccia per andare a gestire quella che è la necessità che attualmente si presenta in azienda. Come lo posso fare concretamente? Concretamente l'amministratore di sistema potrà accedere a questo pannello e gli darà la possibilità di poter andare a configurare dei flussi presenti all'interno dell'azienda, ma diciamo gestiti a livello teorico e non a livello concreto. Quindi è anche un modo per, e mi allaccio molto bene all'argomento che ha affrontato Barbara e che ha affrontato appunto Federico, dei processi appunto sommersi, cioè nel senso di poter andare a scovare quelli che sono dei processi non valorizzati, o vi è anche la possibilità di poter andare a ridisegnare dei processi che in questo momento sono gestiti in quel modo solo per abitudine. Cioè, se si è sempre fatto così, ma magari non è il processo migliore che si potrebbe implementare in azienda per gestire questa necessità. Ecco qui di conseguenza la possibilità all'interno di VTE di letteralmente disegnare concretamente quelli che sono i flussi che voglio andare a definire all'interno dell'organizzazione. Ripeto, possono essere qualsiasi tipo di scenario, quindi commerciale, marketing automation, piuttosto che gestione del progetto e via dicendo. E sostanzialmente vado a configurare questi flussi di lavoro rappresentati da queste caselline che mi daranno l'opportunità, cliccandovi sopra, di poter andare a settare e a mappare ogni singolo flusso specifico. Quindi, nel concreto, per chi magari non ha mai affrontato questo argomento prima di oggi, per far capire meglio cosa intendo, è la condizione che si deve generare che va a creare quella che è un'azione, azione che possa essere manda la mail dopo 15 giorni,
direttamente a Carlo in automatico, piuttosto che crea direttamente un evento di calendario al tecnico, invia una notifica al direttore commerciale che non ha approvato quel preventivo, oppure modifica lo stato, per esempio, di un record già esistente. Quindi cliccando su ogni casellina all'interno della soluzione che state vedendo in questo momento, ho la possibilità di poter concretamente configurare questo flusso. Perché vi sto mostrando concretamente questo? Per il semplice fatto che vi voglio far capire che non serve uno sviluppatore, cioè non serve un programmatore, serve una persona che abbia un minimo di skill informatico, può gestire direttamente il flusso di lavoro configurandolo. Io lo chiamo non in termini tecnici, in linguaggio tecnico, ma in un linguaggio umano, e quindi che mi dà la possibilità di concretamente automatizzare il flusso. Cosa succede per l'utente finale che utilizza la soluzione? Quindi che è a casa, che sta lavorando da casa e che quindi di conseguenza deve apportare quello che è un valore aggiunto all'azienda. Sostanzialmente, appunto, diamo sì alla la possibilità all'azienda di poter automatizzare il processo facendo sì che automaticamente sia il sistema a occuparsi di tutte quelle attività automatiche, come per esempio invia la solita mail al cliente, piuttosto che genera automaticamente l'evento di calendario al tecnico, e diamo sì all'utente utilizzatore dell'applicativo la possibilità di creare del valore aggiunto, cioè tocca a te nel momento in cui devi apportare del valore aggiunto a quello che è il flusso in azienda. Quindi automaticamente qui sulla destra il sistema valorizzerà delle notifiche in merito a quando l'utente finale deve intervenire. Quindi immaginate una catena di montaggio: quando tocca a me, il sistema mi segnala che il mio utente fa parte di un gruppo di persone, oppure proprio indirizzato al mio utente, di dover andare a gestire quella singola specifica a livello di processo. Quindi all'interno di questi task vi sarà l'azione richiesta da parte dell'utente, quindi l'indicazione da parte dell'amministratore di sistema che darà all'utente che sta attivandosi all'interno di questo processo, e potrò andare a valorizzare in qualsiasi momento a che punto del flusso siamo. Quindi, per esempio, questa è la gestione commerciale di un lead. Potrebbe essere definito che sulla base ovviamente delle informazioni presenti all'interno di questa anagrafica decida di riassegnarlo a un utente piuttosto che un altro, o comunque possa impostare degli alert come entro 4 giorni, se non viene lavorato, avvisa il direttore commerciale che c'è una trattativa pendente, o comunque un lead che non è stato contattato, oppure manda comunque automaticamente anche una mail al lead di grazie per averci richiesto informazioni relativamente ai nostri servizi e prodotti, a breve contattato dai nostri commerciali di riferimento. Ovviamente tutte queste attività sono tracciate all'interno della soluzione e possono essere facilmente interrogate, e quindi anche lato direzionale, per rispondere alla domanda che c'era prima in chat, ho la possibilità in questo modo di poter andare a verificare quelle che sono le attività e ovviamente la produttività dei miei dipendenti. Non nasce solo come uno strumento di controllo, ma soprattutto anche per l'utente finale ha la possibilità di consultare facilmente tutte le informazioni relativamente all'attività che sta svolgendo. All'interno del sistema, quindi, di conseguenza consente di avere l'opportunità di esaminare a monte quelli che sono i processi aziendali e poterli facilmente automatizzare all'interno dell'applicativo. Io, diciamo, ho cercato di andare abbastanza spedito perché avevo poco tempo per questo intervento, però ho cercato concretamente di trasmettervi come facilmente posso andare a costruire e a automatizzare dei processi all'interno dell'azienda con una soluzione come questa. Poi, appunto, come diceva Alex, in sede privata possiamo magari approfondire se vi sono interesse a farlo. Lascio la parola a Alex e ringrazio tutti quanti per aver partecipato. Grazie mille, Manuel. Allora, anche qui massima concretezza quella che ci hai dato con questo intervento. Sarebbe bellissimo continuare il ragionamento fatto inizialmente con Federico e Barbara, quindi se ci sono delle aziende che desiderano mappare i propri processi interni, quindi magari chiederanno a Barbara un aiuto, a Federico, sulla fase di mappatura, sarebbe secondo me molto interessante poi metterli in pratica all'interno dello strumento VT Next. Tra l'altro, per farlo, io adesso vi copierò in chat alcuni link, metterò, come hanno fatto i relatori, come invito a fare anche Emanuele,
il proprio profilo LinkedIn, ma vi inserisco anche un breve questionario relativo all'evento di oggi che vi chiedo di compilare, ovviamente una survey molto semplice per anche migliorare questo format digitale di eventi. E poi un link che vedrete adesso, una prova gratuita della soluzione WTN Extra, quella che avete visto pochi minuti fa mostrata da Manuel Benedetti, di 60 giorni. Abbiamo voluto dare 60 giorni di tempo per provare questa soluzione. Quindi in questi 60 giorni potrete veramente, in modo molto concreto, andare a disegnare con facilità i vostri processi e metterli in vita, perché è quella la cosa bella di WTN Extra, che in modo molto semplice potete collegare lo strumento alle vostre attività quotidiane e renderle vive. Questo è interessante. Se poi avete bisogno di qualche consiglio in fase di configurazione, potete chiedere direttamente a Manuel Benedetti o eventualmente anche a me. Adesso, se ci sono delle domande, io passerei al momento di Q&A. Abbiamo 7 minuti ancora. Vedo sempre Antonio che ci scrive appunto una domanda. La domanda precedente era legata al processo di WTN Extra, quindi sempre sul monitoraggio delle performance. Esatto. Se qualcun altro ha delle domande, ovviamente in questa fase finale potete farle sia direttamente in chat, ma anche a voce, se volete. Potete attivare i microfoni e le webcam e farle direttamente ai protagonisti di oggi. Intanto che aspettiamo le domande, magari io darei comunque la parola a Federico. Aspettiamo, vediamo, è appena arrivata una. Ok, Barbara. Quali sono i principali ostacoli all'adozione di modalità di remote working, smart working nel The New Normal? Io questa risposta la vorrei da Federico Bianchi. Wow, eccoci. Barbara, l'hai scritta tu questa domanda? No, la domanda, io giro la domanda, cioè, come riesce oggi un imprenditore, un responsabile di azienda a riportare le proprie persone a lavorare in azienda senza che questo non abbia un impatto, diciamo, sostanziale sulla produttività del singolo? Cioè, oggi il vero tema, vi do questo input, al termine della presentazione del caso che vi ho fatto vedere, che poi è un caso di un'azienda reale, il confronto con l'amministratore delegato è stato questa abitudine ormai a lavorare a casa, che comunque è un'abitudine confortevole, pone l'azienda di fronte al problema di dire: adesso io come faccio a riportare le persone in azienda, con quale con quale motivazione, con quale dinamica, con quale scopo. Infatti a me piace fare la domanda: qual è il senso di andare in ufficio? Cioè, qual è, e quindi qual è la costruzione di un nuovo ufficio? Quindi secondo me oggi gli ostacoli sono più a ritornare nella normalità. Poi come abbiamo fatto vedere, lo scopo lo scopo del canvas, lo scopo della retrospettiva sono quelli di appunto cercare di in qualche modo cristallizzare l'esperienza attraverso la retrospettiva e capire quali sono stati gli aspetti positivi e gli aspetti negativi, quindi elementi su cui andare a lavorare per dare appunto continuità. Per cui gli ostacoli io non so quali sono. Ogni organizzazione deve capire quali sono i propri, e ogni organizzazione, siccome il problema dello smart working nella definizione, che è un tema molto complesso, che tocca tante dinamiche, da qui poi nasce la confusione su se è lavoro da casa, non è lavoro da casa, eccetera. Quello che è certo è che parlare di smart working porta dietro tutta una serie di aspetti. L'unico modo e il miglior modo per appunto per identificare gli ostacoli di ciascuna organizzazione è chiedersi come è andata questa esperienza appunto del lockdown e su quello andare a costruire. Per cui gli ostacoli sono lì, ce li avete, gli ostacoli sono abbastanza, poi è chiaro che il problema sostanziale è un problema di mindset, però dire mindset
anche lì bastasse una parola per capire qual è l'ostacolo a un cambiamento di mindset. Cambiare mindset porta dietro un milione di cose. Il tema dell'auto, diciamo, della, sicuramente lo smart working porta dietro una maggiore autonomia da parte delle persone. E questa autonomia che cosa significa? Significa che c'è una relazione diversa con il proprio responsabile e quindi anche una relazione diversa nella misurazione delle performance. Quindi cioè, si apre sempre un mondo e chiaramente questo mondo è, diciamo, è una funzione diretta di quello che è l'organizzazione, le dimensioni, dove lavora, qual è il contesto, quali sono le attività primarie, insomma, è tutto molto da sicuramente le persone sono, diciamo, il bello e il brutto dello smart work, insomma, sono la parte più, diciamo, che ci dà maggiori soddisfazioni, ci dà maggiore entusiasmo, ma è anche la parte sulla quale bisogna lavorare di più e in maniera un po' più, è un po' più impegnativo, perché cambiare mindset richiede tempo, richiede pratica. Quindi sicuramente sperimentate. Questo è l'unico modo per sbloccare. Mi è arrivata una domanda che farei a tutti, quindi a Manuel, Barbara e anche a te. Che dimensioni hanno le aziende con cui lavorate? Vedete differenze tra PMI e grandi aziende? Quindi farei questa domanda e concluderei la sessione di oggi sia a te che poi a Barbara e poi infine a Manuel. Rispondo io, Alex, parto io. Ma allora, noi dovrei dire la verità che noi lavoriamo veramente da aziende molto molto piccole, quindi da team, fino ad arrivare a aziende molto grandi, quindi con migliaia di persone. La cosa, ecco, le sfide sono, per certi versi, sono sempre le stesse, chiaramente in scala diversa. Quello che posso dirvi, quello che posso assicurarvi è che un approccio al, adesso non è per fare pubblicità, ma veramente è gratuito per tutti. Un approccio attraverso il Canvas aiuta qualunque contesto ad affrontare e a prendere consapevolezza su chi si è, dove si è e dove si vuole andare. Quindi a qualunque livello funziona e a qualunque sia la dimensione. È chiaro che man mano che l'organizzazione cresce, diciamo, alcune decisioni strategiche vanno prese da un gruppo, diciamo, più ridotto di persone. Però ecco, non dimentichiamoci che soprattutto in questa fase, lo dico per un'azienda, relativamente ad un'azienda che stiamo seguendo proprio in questi giorni, soprattutto se c'è la consapevolezza da parte di un'organizzazione che è arrivato il momento di fare il famoso switch, il famoso cambio, ecco, il fatto di coinvolgere nella fase decisionale il maggior numero di persone possibili. Questo non vuol dire aprire, diciamo, un'azienda di 70 persone a 70 decisori, ma comunque a coinvolgere anche i diretti responsabili, proprio perché se vogliamo veramente fare una torsione, se vogliamo veramente fare un salto, è giusto che tutti si prendano un pezzo di responsabilità e tutti si sentano partecipi di questo cambiamento. Qualunque sia la dimensione aziendale. Quindi sicuramente l'ascolto delle persone è l'elemento fondamentale, e il senso di appartenenza e di partecipazione, perché io cambio se so di poter intervenire, per quanto in maniera infinitesimale, nella costruzione di un qualcosa nel quale poi sono chiamato a partecipare, a dare il mio contributo. Questo se può. Grazie essere mille, Federico. Barbara invece? Sì, anch'io lavoro in realtà sia con grandi realtà, Unicredit, Luxottica, quindi in realtà grandi di industrie diverse, più o meno nazionali e multinazionali, sia con aziende familiari o aziende imprenditoriali. La grande differenza, mi aggancio a quello che diceva Federico, in realtà è nella velocità della struttura decisionale. L'azienda imprenditoriale ha un vantaggio, che è spesso anche la minaccia, cioè l'imprenditore decide in fretta. Quindi è molto più veloce il cambiamento, perché c'è molta più coerenza e sintesi decisionale. Nella grande azienda, portarsi a bordo chi decide, che è comunque imprescindibile, perché non possiamo fare un cambiamento se i capi non sono a bordo, può richiedere più tempo, può richiedere una negoziazione interna più lunga. Ma la dinamica sottostante poi non è troppo diversa. Una differenza che a volte io riscontro è una differenza di competenze, nel senso che a volte nelle aziende un po' più piccole ci sono magari meno competenze digitali, per cui anche adottare un sistema di workflow, quello che Manuel prima descriveva come linguaggio da umani, cioè potrebbe avere un ostacolo di competenza, cosa che nelle grandi aziende quasi sempre invece è un po' un acquisito. Però al netto di questo, sì, la più forte differenza che vedo io
è sulla velocità decisionale e sulla capacità, l'imprenditore rimane, quindi sulla coerenza nel tempo che può avere un'azienda imprenditoriale, mentre il management di una grande azienda può cambiare, quindi può cambiare l'orientamento e la decisione. Questa è la grossa differenza che noto io. Grazie mille Barbara. Chiederei a Manuel di rispondere sempre a questa domanda e poi ne è arrivata un'altra, quindi la leggo e poi chiedo a Manuel di rispondere a entrambe, da Paolo. Quanto è capace Butienex di gestire un corretto flusso documentale anche in ottica di gestione dei fascicoli digitali, con conservazione a norma, eccetera? Quindi se rispondo a entrambe le domande, così poi concludiamo questa sessione. Siamo andati un po' lunghi, ma è interessante rispondere. Allora, noi c'è da dire che comunque abbiamo l'esperienza in merito a diversi settori mercologici, quindi di conseguenza parto un po' più alto, diciamo. Cioè, nel senso che comunque la soluzione permette di poter andare a mappare, a configurare dei processi in qualsiasi settore mercologico, ed è possibile ovviamente con facilità poterlo fare. È importante sottolineare che anche noi, come appunto Federico e Barbara, abbiamo esperienza con clienti di un certo spessore, come possa essere a livello di brand parlo, quindi come possa essere Bosch, Sky, Eni, Mille Miglia e via dicendo, ma abbiamo anche clienti con pochi dipendenti per il semplice fatto, o anche magari il titolare con un solo dipendente per il semplice fatto che noi siamo convinti che in qualsiasi azienda ci sia la necessità di dover andare a mappare, a configurare dei processi, che sia grande la realtà o che sia la più piccola esistente, ma comunque in ogni caso avrà dei processi, anche seppur banali e semplici, all'interno, e soprattutto nella media piccola azienda molto probabilmente non sono nemmeno mappati e avrebbero bisogno di poterli automatizzare e definire concretamente. Per rispondere invece all'altra domanda, la parte documentale, sinceramente Butienex dà la possibilità di poter andare a gestire con facilità archiviazione di documenti, potendoli andare a tracciare per singolo record presente all'interno del sistema, quindi posso andare a collegare il documento di riferimento all'anagrafica piuttosto che il preventivo, il ticket e via dicendo. La parte documentale ha la possibilità di avere dei collegamenti 1N, quindi lo stesso documento può essere legato a più record presenti nel sistema, e di conseguenza anche su questi posso andare a automatizzare dei flussi, delle procedure. Magari bisognerebbe andare un pochino più in profondità e capire esattamente qual è l'esigenza attualmente in azienda per poter andare a definire quella che è la procedura più corretta per andarli a gestire. Comunque la possibilità a standard c'è di farlo. Grazie mille Manuel, vi porto i complimenti ovviamente che stanno arrivando nella chat da tutti i partecipanti, quindi sia a te che a Federico e Barbara, qui ovviamente aggiungo anche i miei, perché è stato veramente un webinar concreto, non se ne vedono tanti ultimamente, molto teorici ma poco concreti. Spero appunto che riusciremo ad andare avanti, lancio di nuovo la call a compilare il link di Federico con il Smart Working Canvas e poter dare vita a un articolo relativo al webinar di oggi sul blog Butienex e magari, perché no, un secondo appuntamento tutti insieme, magari nel mese di luglio o forse nel mese di agosto, tanto mi sa che le ferie di quest'anno saranno differenti, molto differenti. Ringrazio tutti per la partecipazione e vi auguro una buona giornata di lavoro. E ci vediamo alla prossima. Riceverete le slide di tutte le presentazioni via mail. Grazie mille e buona giornata. Buon lavoro. Grazie, grazie a tutti. Grazie ciao. A tutti, buona giornata. Ciao ciao.